Con il 14 settembre in tutta Italia ripartiranno le scuole di ogni ordine grado. Una ripresa dura ma anche agognata. Molta infatti è la voglia di tornare alla normalità e di riprendere quella routine interrotta così bruscamente dal lockdown. Tante sono le preoccupazioni e i dubbi che accompagnano questa ripresa, ma nonostante ciò, tanta è anche la speranza che tutto vada per il meglio. I pareri dei fanesi sono discordanti. Secondo me andrà abbastanza bene, anche perché quest'estate abbiamo avuto tutti quei centri con i bambini, sono stati insieme e non abbiamo avuto, anche se erano all'aria aperta, problemi. E io penso per i bambini problemi non ci saranno. Poi le strutture, vabbè, un po' di carenza c'era anche negli anni precedenti. Mi auguro che tutto vada bene anche perché è importante. La scuola è importante per i ragazzi e per il nostro paese. Questi bimbi che tengo vedono la cosa un po' problematica, anche perché stanno parlando di entrate e di uscite a scuola scaglionate, quindi comunque genitori che hanno degli orari da rispettare sul lavoro si trovano un po' in difficoltà. Aspettiamo con ansia il 15 di settembre per vedere che cosa succederà, perché poi sicuramente se un bambino avrà qualche linea di febbre, solo se si sentirà male, nel senso che vomita o una sciocchezza qualsiasi, la scuola verrà presa un po', non dico dal panico, ma dalla preoccupazione, quindi magari si ingrandiranno le cose. Certo, non è un anno semplice questo, sicuramente. È un rischio, non lo so. Cosa dice Anita? Eh? È un problema. È un problema nel senso che questo virus c'ha paura, insomma, tutto lì. Inoltre, nonostante le difficoltà portate dalla pandemia all'economia familiare, i fanesi sono comunque ottimisti. Il costo del caro libri, del trasporto e della mensa sembrerebbero infatti non essere un problema insormontabile. I dubbi riguardano piuttosto l'efficacia delle modalità anticontagio adottate. I costi non lo so, non entro in merito. Devono pagare quello che si deve pagare in base al reddito, come è sempre stato fatto. Io ho avuto tanti figli che sono andati a scuola, ho sempre pagato, quindi è giusto pagare. Il trasporto dovrebbero aumentare i pullman, secondo me, se troppo stretti non va bene, allora siamo al punto da capo. Le famiglie sono abbastanza in difficoltà, però io vedo che quanti alla fine tutti comprano i libri, tutti vanno a scuola, magari li trovano usati o trovano un sistema magari per risparmiare, però io penso che, ecco, insomma, non è un problema irrisolvibile. Quello è un grave problema, ma che esiste sin da quando andavo a scuola io e parliamo di 60 anni fa. È sempre stato così, c'è sempre stato il mercatino dei libri usati. Oggi voi giovani siete più fortunati perché c'è Amazon.